togliere lo spazio vantaggioso individuale di squadra. Va bene? E questo è l'obiettivo. Inoltre, la difesa zona prevede il posizionamento difensore in aree di competenza, e poi entriamo bene nello specifico nelle situazioni di aree di competenza. Si muovono seguendo principalmente, ma non solo, il movimento della palla e successivamente i movimenti di attaccante. Questa è una cosa che dovete mettere in testa, eh? I fondamentali individuali e di squadra implicati nell'uso della zona sono gli stessi usati nella difesa uomo. Quindi cosa cambiano? Se i fondamentali sono uguali, uguale alla difesa zona, cosa cambiano? Gli spazi, eh? Quindi si deve partire assolutamente su pressione sulla palla, posizionamento lato debole sul passaggio, aiuto e recupero è anche un'altra situazione che questa mattina vi faccio vedere, e questo pomeriggio Federico, questa sera Federico si concentra più sull'aiuto e recupero, taglia fuori, eccetera. Quindi entrate nell'ordine delle idee che i fondamentali e le situazioni sono uguali a quelle della difesa a uomo. Chiaro? Sono stato abbastanza chiaro, ragazzi? Vado rapido, poi dopo le rivediamo in campo. Quindi, quando... anzi, torniamo indietro. Questo volevo dire a voi. Torniamo indietro. Questo, beh. Quando, perché e come si difende a zona, secondo voi? Forte, 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 per togliere il ritmo all'attacco, per una situazione di tutelare i falli. Poi perché, come, quando si difende zona? Per? Esatto, quindi sei collegato a quello che ha detto Corrado. Lui ha detto per avere l'area, per chiudere le penetrazioni. Per? Poi altri motivi, perché? Problemi di falli già l'abbiamo detto. Quindi avere un difensore, un attaccante tra virgolette contro 5 difensori. Poi perché? Immaginate le situazioni partite. Probabilmente limitare le penetrazioni di conseguenza quello che succede. Poi durante una partita un elemento sorpresa dopo un time out. Fammi un esempio. Fine del primo quarto, chiama time out, magari vuole fare, magari questo disegna la cosa, l'uomo, una rimessa è, boom, si presenta la zona. Poi? Situazioni di gioco particolari loro. Situazioni di gioco particolari loro, cioè? Magari partono su un gioco e io mi metto a zona sul gioco, tatticismo. Questa è una cosa molto interessante, ma che non affrontiamo adesso. È una cosa molto interessante. Per cambiargli la difesa durante il corso di un'azione. Molto interessante, ma noi adesso siamo un filo indietro. Però è molto interessante. Ed è una cosa, secondo me, estremamente efficace. Sì, 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 già detto. Quindi, magari c'è un magari esci te, faccio un esempio, esci te dalla partita, proprio che sei calzante, e io speculo un po' sul fatto che magari non hanno giocatori. Magari tu sei in campo e magari difendiamo, facciamo uomo, il tuo coach ti cambia e secondo noi, perché abbiamo visto partite, sto parlando a livello senior, magari valutiamo che ci sono tiratori eccetera, mi metto a zona. Ma copertura per il base. Bene, poi difficoltà negli accoppiamenti. Bravo, ho difficoltà magari negli accoppiamenti perché voglio giocare con avere fisicità in attacco, va bene? Cioè fare in modo che magari gioco magari con tre lunghi, e mi può capitare di poter giocare con tre lunghi. Anche se la squadra avversaria bravissimo, bravissimo, è poco collaborativa, ma io adesso volevo rientrare un attimino in quel contesto lì. Magari voglio giocare per tre lunghi perché voglio usare in attacco
la mia maggiore fisicità, so che sono in difficoltà in difesa, probabilmente provo a mettermi a zona. Quello che hai detto te, ripetilo, che Giuliano, che è molto importante. Bravissimo, una squadra poco collaborativa, che non gli piace passarsi la palla. E questo potrebbe essere per noi allenatori durante la settimana, se abbiamo una squadra poco collaborativa, magari utilizzare la zona nei nostri allenamenti per aumentare questo fatto di essere collaborativi. Altre idee? Togliere il contropiede. Come? Avendo zone definite, faccio che il contropiede possa anche... Esatto, magari può facilitare il discorso del contropiede. Ripeti del contropiede. Ripeti. Perché essendo posizionati meglio, cioè in una zona prefissata, è più facile impostare un contropiede, ecco. Maggiore equilibrio difensivo. Maggiore equilibrio difensivo. Che intendi, Guido, per maggiore equilibrio difensivo? Ecco, il fatto che... Forte, forte, Guido, fammi le ventide. Il fatto che non ci siano penetrazioni, o comunque l'intento principale sia quello di non avere penetrazioni facili, perché siamo a protezione dell'area, probabilmente ci sono meno aiuti e rotazioni che servivano e quindi siamo più pronti per andare in attacco. Bene, adesso qua io riassumo un po' di punti e probabilmente sono tutti. Per rompere l'equilibrio avversario e cambiare il ritmo della partita. Quando si gioca contro avversari che hanno difficoltà a collaborare, scarsi passatori. Quando il gioco si gioca contro avversari che hanno scarse percentuali di reinserzioni tiro fuori. Quando si gioca contro avversari particolarmente importanti sotto canestro. Quando si gioca contro buoni tiratori sui tre blocchi. Per contenere le penetrazioni. La zona di responsabilità mi dà una posizione di vantaggio per il rimbalzo, però poi sorgono altri problemi, perché magari è difficile accoppiarsi e su questo bisogna lavorare, però io ho vantaggio perché occupo le zone vantaggiose per il rimbalzo. La difficoltà è poi trovare un avversario, l'attaccante, per fare il pelle fuori, per poi fare il contropiede, eccetera, contenere il numero di falli, eccetera, eccetera. Va bene? Ci siamo? Me l'avete detto voi, eh? Quindi, come si fa? Conoscendo e conoscere e applicare i fondamentali individuali e di squadra, già ci siamo detto. Definire gli spazi da difendere per ogni giocatore, per ogni ruolo. Difendere sui giocatori che sono nell'area di competenza e diventa decisivo queste due cose. E in particolare questa cosa qua ve la fa vedere il primo. Accenniamo solo stamattina le collaborazioni e la comunicazione, perché molto spesso difendendo una zona non riesco a vedere che l'attaccante arriva. Se non parlo, faccio un esempio, se sono l'ultimo uomo qui e magari nella mia zona non c'è nessuno, vedo un giocatore, sono qui in difesa, un giocatore che magari dal post medio sale e non avviso quello che sta sopra di me, che ovviamente non ha gli occhi dietro, diventa un problema. Quindi collaborare e comunicare. Dopo lo vediamo più nel specifico. Quindi le collaborazioni nascono tra i giocatori della prima linea e la seconda linea, entrambi della prima linea e la seconda linea, e tra la prima linea e la seconda linea. Non sono stato chiaro. Bene. Una zona fronte pari, collaborano due giocatori avanti, collaborano i tre giocatori dietro, ma c'è anche una collaborazione tra i giocatori della seconda linea e quelli della prima linea. Quindi difese sulle penetrazioni, difese sui tagli, difese sui ribaltamenti, cioè sui sovrannumeri, difese sui blocchi di contenimento sulla palla, che non facciamo, forse accenniamo. Va bene? Quindi, in una zona fronte pari, queste sono le zone di responsabilità della prima linea, X1, X2, è abbastanza chiaro per voi? La zona di responsabilità di X1 è questa, di X2 è questa qua. Ragazzi, dopo le slide le avrete, vado rapido, però se volete mi fermo. Sono abbastanza chiare?
Quindi dei due giocatori dietro, X3 e X4, sono questi, perché la linea X3 è la zona rosso, viola, nero, la zona X4 è nero, la zona di responsabilità del giocatore X5 è questa. Ci siamo, sono abbastanza... La prima, sì. Sono andato troppo rapido, dov'è? Aspetta, no. Poi le slide le avete? Sì, sì. Siamo, posso cambiare slide? No, cambia. Vado? Bene. Quindi, presenti in uno schieramento, palla in posizione centrale. Ragazzi, adesso queste qui, poi se abbiamo necessità ve le facciamo vedere anche in campo. Presenti, palla in posizione centrale, l'obiettivo di questi due giocatori è non permettere una rapida circolazione, quindi non permettere passaggi di pesi, usando anche le finte. X5 è il piede nel semicerchio, X3 e X4 hanno il piede fuori dall'area e stanno attenti al cuor basso in questo caso, va bene? Poi adesso vado rapido, poi queste cose qua con i 10 giocatori le mettiamo in campo, preferisco, ieri con Federico abbiamo deciso che forse è meglio farvele vedere prima sulle slide e poi ve li metto in campo anche per evitare avanti e indietro, avanti e indietro. Poi tutte queste situazioni qua le rivediamo in campo, così siamo un po' più precisi, rende l'idea. Quindi evitare rapida circolazione, giocatore senza cerchio, che in linea hai il 5? Della palla, no, della palla, linea di, e quella di tiro si difendo da qui, sta sulla linea tra la palla e la destra, questa linea qua è effettivamente la linea di tre. E lui ha sempre questa responsabilità di stare sempre sulle linee di penetrazione in questo contesto qui, Siamo? Quindi, presente, palla in posizione di ala, in questo caso questo giocatore qua ha, tra virgolette, questa situazione qui di responsabilità, vedete? Il giocatore 5 sta sulle linee di penetrazione, X1 difende come se fosse, no, come se fosse, difende uno contro uno, quindi quello che ci siamo detti prima, utilizziamo uomo, stesso discorsi, stesse posizioni, stessi fondamentali dell'uno contro uno con palla, sono qui, questo giocatore ha una mano, un braccio a coprire qua, questo giocatore qua è responsabile della difesa. Secondo voi che atteggiamento devono avere questi giocatori in campo? I giocatori che non difendono sull'uomo con la palla. Occupare spazio. Come occupo spazio? Solo con le braccia aperte? Usate un linguaggio tecnico. Sono in posizione fondamentale difensiva. Posizione fondamentale difensiva e ho le braccia aperte, occupo spazio, perché a volte, vieni Emanuele, un secondo, a volte è sufficiente per scoraggiare un passaggio, anche questo, non c'è bisogno che stia qui, probabilmente anche questo, se ho però cosa? Grazie Emanuele. Pressione sulla palla. Stessi concetti, stesse informazioni che diamo, stessi indicatori che usiamo per la difesa uomo. Se lui ha la capacità di fare passaggi diretti e rapidi e non c'è pressione sulla palla, viene tutto meno.
probabilmente, aspetta Giuliano, scusa, probabilmente già una mano, se c'è pressione, potrebbe essere sufficiente. Sì, però io quello che ti voglio dire, noi vogliamo, qual è l'obiettivo della difesa? Occupare? Come? Occupare spazi? Come? Come sono gli spazi? Esatto, prima. Occupare magari a volte, se c'è pressione sulla palla, non è detto che si può occupare con tutto il corpo, magari lo posso occupare anche con una mano. Ci siamo? Chiaro? O con un braccio. E beh, adesso che tu entri in questa domanda, secondo voi il fatto che io voglio occupare questo spazio e il mio atteggiamento nell'occupare questo spazio vantaggioso, vantaggioso per l'attacco prima dell'attacco, e come lo occupo, è importante in base anche a che cosa? All'attaccante, quindi stessi discorsi di prima, e anche a me stesso, alle mie caratteristiche fisiche, chiaro? Perché probabilmente se questo giocatore qua è un giocatore alto, grande, io sono più piccolo, forse magari provo a essere un po' più, a occupare un po' più di spazio, se è un giocatore pericoloso, se non è un giocatore pericoloso. Se questo giocatore qua, per esempio, di Nicky Lovers, forse il mio atteggiamento potrebbe essere un attimino diverso rispetto a questo giocatore qua. Ci siamo? Sei un tiratore, giusto o no? Quindi anche questo, i discorsi che abbiamo fatto con l'uomo, li portiamo sulla zona, chiaro? Quindi in questa situazione qua, abbiamo già detto, lui è responsabile della difesa. Posizione aperta, quindi l'importante per i nostri ragazzi quando in una fase di insegnamento, guardia chiusa, guardia aperta, guardia chiusa. Scusa, adesso fatto le specifiche, no? Sì. Cosa succede quando c'entra? Una partenza didattica o è? No, no, adesso questi sono dei flash. Sono dei flash. Per far capire posizione. Sì, 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 sì. Adesso la palla in ala, diciamo perché c'era un giocatore qui. Sì, sì, in posizionamento, certo. Quindi, uguale palla in angolo, X4, in questo caso responsabile, qui avrò lo stesso atteggiamento che ho sulla difesa della uomo, sì o no? Magari provando a fare tre quarti davanti. Lui in questa situazione qui, aperta, aperta. Se questo giocatore qua non ha nessuno, cosa può fare? Avere un atteggiamento ed è responsabile. Se questo giocatore qua, per esempio, sta andando su, ha di comunicarglielo e poi vediamo adesso successivamente anche di fare altre cose. Chiaro? Lato debole. Ma in questa situazione specifica con la palla qua forse potrebbe avere ancora un passo più dentro, eh? Siamo? Palla un po' spasso, vabbè, uno contro uno, situazione quindi responsabile del X2 responsabile del gomito, X4 responsabile del giocatore lato forte, X3 responsabile del giocatore lato debole, va bene? Poi ne vediamo, Viceversa, con palla al post-alto, palla al post-alto, 5 va, e qui, attacco guardia ala, distretto dal lato, cercare di accoppiarsi e di trovare un uomo, va bene? Poi lo vediamo meglio. Chiaro il concetto? La palla va in posto, lui esce, gli altri giocatori si avvicinano al giocatore che hanno più vicino. Va bene?
poi li vediamo. Bene, accompagnare e consegnare. Se un giocatore è nella mia zona di competenza e si trasferisce in un'altra zona, A, lo devo comunicare, B, lo devo accompagnare e consegnare all'altro difensore. Se un giocatore, per esempio, dalla seconda linea si trasferisce alla prima linea, lo accompagno, lo seguo, non lo lascio e lo consegno. Non so se sono stato chiaro. È chiara abbastanza, Santorelli, forse quella dopo rende più l'idea. Cioè la palla dall'ala qua, lui esce, lui qua accompagna e consegna, magari questo sta salendo, fin quando non consegna, sta con lui, ci siamo? Accompagna e consegna, forse questa è un attimino più chiara. Palla, il squadro lo accompagna e lo consegna. Se non c'è comunicazione è durissima, Non so se è chiaro, Santorelli, forse chiarisce ancora un po' di più. Ragazzi, mi guardate un po' strani. Accompagno e consegno. Dimmi, Andrea. Dov'è? Probabilmente il pedaletto è questo. È qua. Qui. Bene. Accompagna, vai. Sì, ma adesso la focalizzazione che voglio fare io. Accompagna e va. Sì, il diagrammino potrebbe essere fatto in maniera diversa. Va bene? Che facciamo? Lo lasciamo lì? Ci siamo? È chiaro? Poi tutte queste situazioni, comprese situazioni, le vediamo in campo. Adesso voglio farvi un accenno, e di queste probabilmente non le vediamo in campo, su un altro schieramento, che è la zona 3-2. Quindi qua andiamo sulla slide successiva e poi ritorniamo su questo. Zone di responsabilità, X2, X3. Lo schieramento 3-2. Quindi questa zona. Adesso torno indietro alla slide e ti dà la spiegazione. Quindi esterni è dividendo che va dal campo di volo diviso quindi dal campo di centrale. I giocatori esterni di prima linea sono responsabili principalmente delle due aree esterne, ma danno collaborazione anche quelle esterne della seconda linea quando si trovano sul lato debole. È chiaro il concetto? 3-2. Quindi io ho questa zona qua dove si va fino a qua, se la palla magari verticale, questa zona qui, avete visto la divisione, no? Viceversa, se la palla va sul lato debole, devo essere pronto anche a scendere e collaborare. Ragazzi, questi però sono accenni, il prossimo anno entriamo nello specifico, quest'anno ci limitiamo a dare delle pillole, il prossimo anno invece quello che faremo dopo sulla zona fronte pari lo facciamo su questa qua. Però è chiaro il discorso della responsabilità, Quindi questa zona di responsabilità qua, la palla va sul lato debole, devo essere pronta a collaborare con questa zona qui. Sono chiare le frecce? Sono abbastanza chiare? La slide è chiara? Giocatore centrale prima linea, tutto quello che succede nella zona centrale prima linea è di sua competenza. Quindi non soltanto la palla, ma anche con la palla nel campo, il giocatore in post-alto e nel senso di collaborazione con i giocatori interni. La strada forse che riesce così. Chiaro? Questa zona qua. Pronto ad andare qua o lì? Giocatore seconda linea, hanno competenze dette di tutto quanto avviene nell'arco di 3 secondi e anche sugli angoli. L'uno copre il movimento dell'altro, che vuol dire? Che devono lavorare insieme. Adesso vi faccio degli esempi sulle slide. Quindi se lui si muove qua perché la palla è in questa direzione, contemporaneamente, usando la parola magica, mentre lui va, lui insieme copre questa direzione. Siamo? Giocatori della seconda linea. Pillole sono, sparo.
c'è la notte. E allora fa la notte. Chiaro? Quindi posizionamento e responsabilità, quindi magari il pallone lui va e lui si sposta con un schieramento del genere. Vi sto dando delle pillole, ribadisco, poi entreremo nello specifico. Se c'è situazione in costato, va e lui lo deve accompagnare. Chiaro, se c'è questo tipo di taglio, lui si abbassa. Chiara, questa slide è abbastanza chiara? Con palla in guardia, responsabilità qua. Guardate qua, discorso prima delle lane, di stare di lavorare insieme. Quindi se c'è un po' spasso, c'è un angolo, lui va e lui è pronto ad andare. Lui ci teneva qui e lui si abbassa la chiusura. Chiaro? Uguale con la palla in angolo. Stesso concetto, Paolo contro uno, sto, questo pronto ad andare, e l'uomo è il lato debole, uguale, queste sono abbastanza indicative, va bene? Uguale, palla nello spasso, con questo pronto ad andare, siamo, e questo magari pronto ad abbassarsi. Praticamente adesso questo schieramento qua, che schieramento è? Più o meno anche lo schieramento di prima, va bene? Quindi responsabilità generale, in generale dobbiamo avere per tutta la zona, e forse Andrea ti rispondo, magari lì c'è la risposta alla tua domanda, devo avere sicuramente pressione sulla palla, adeguarsi ai movimenti, muoversi con la palla principalmente, posizione adeguata, rompere l'allineamento e la penetrazione, protezione della procaria e competenza, uso delle braccia per occuparti gli spazi, difesa sui tagli, aiuto e recupero, vi farà vedere questa situazione qua, in particolare Federico, aiuto e cambio, è una situazione che invece questa mattina vi voglio far vedere io, finte di aiuto assolutamente, e poi per evitare la circolazione della palla rapida, e saranno efficaci usare le finte di aiuto, collaborazione verbale, questo già l'abbiamo detto, il giocatore della seconda linea, la più debole, vede e guida la difesa perché ha un migliore posizionamento, forzare il gioco sul corpo e sulle linee di passaggio, cioè il solito discorso che queste linee sono mie alleate, mai difensore sulla palla, accompagnare e consegnare anche sul giocatore senza palla. Taglia fuori e protezione competenza, aree competenza per il ruolo. Andrea, risposta alla tua domanda, non è risposta, vai. Come quando gioca contro la zona, diciamo l'attacco di giocare lì. Sì. Ha senso dire la zona di giocare lì, più o meno copiato. Perché è un problema. Oltre alla zona di competenza. Assolutamente sì. Bisogna muoversi. Sì, infatti ho detto, se il giocatore nella zona di competenza non ha nessuno, va, se la palla va in costato, cosa abbiamo detto? Benissimo, 10 giocatori in campo. Divisi. 5 gialli e 5 colorati. Uno contro uno, qual è?
chiaro quello che abbiamo visto sulla slide? Sì o no? Bene. Fare anche. Prova a tagliare il momento. Taglia intanto lo se vieni adeguati, adeguati. Se non è nessuno, qual è la tua posizione? Se non è nessuno qua dietro. Qui torno anche a parlare. Palla sotto il post basso. Torna, ritorna. Chiare? Chiare le posizioni come quelle delle slide? Sì o no? Bene. Torna indietro, torna indietro. Palla e torna indietro, sì, bravo. Stesso discorso. Palla qua in mezzo al sacco. Che facciamo? Cosa abbiamo detto? Lui va. Provi a vedere se tu probabilmente se fai così fai un favore all'attacco, alla difesa, probabilmente cosa farai? Verrai sulla linea, siamo un palo apposta, vieni, chiaro che siamo sul palo apposta, sì o no? Chiaro? Chiaro? Sì. Ma cerco di vedere un po' la cosa è bene, massimo. L'idea è comunque, se no vieni, specialmente se la palla magari la tiene qua, chiaro? Chiaro? Adesso ragazzi sono in posizionamento, adesso andiamo un filino più dinamici, forse ti rispondo. Bene, tornare dietro la palla. Vediamo nel pomeriggio. Viceversa, torna indietro, torna indietro, torna indietro, sali. Vabbè, la palla è andata, tu sei arrivato, tu vieni, alla situazione, Massimo viene e diventa il giocatore della seconda linea esterno, tu vieni e diventi il giocatore centrale, tu ti abbassi e diventi il giocatore della seconda linea. E tu rimani sulla prima linea. Dimitri, te la ricordi? Dove stai di qua? Ti piace sta cosa qua? Ti ricordi a Marotta quando ho fatto la lezione e tu eri un portista? Scusate, sì, a Sinigaglia, perché ho fatto quando lui era istruttore di corso allenatore di base,
facevo questa cosa, ti ricordi che ho proposto questa cosa qua? Ti piace? Chiaro? Quindi noi oggi lavoriamo in queste situazioni qua, in situazioni di sovrannumero, tu rimani, tu ti muovi, vai, tu ti abbassi, va bene? Chiaro? Chiaro? Sì o no? Bene, falle e mezzo. Ragazzi, adesso siamo un po' dinamici, l'attacco, sono chiare le varie competenze, adesso io faccio... Adesso io faccio la parte finale, la verifica, poi Federico questa sera si fa la costruzione, va bene? Proviamo. Ehi, squadra gialla e squadra blu, sono chiari le cose, lì posizionamento eccetera, sono più chiari. Sì, sì, adesso noi lavoriamo su questa cosa qua, pomeriggio Federico lavora sull'aiuto al recupero, noi lavoriamo invece sul cambiare. Chiaro, tu c'è le due proposte, le due idee. Io faccio la parte finale. Ci siamo? Cos'è il decisivo? Oltre a quello, occupare spazi, oltre a quello, eh? Sì, e per rallentare i tempi cosa posso fare? Mettermi sulle linee di passaggio, poi come? 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 Sì, come? Occupando spazio, mettendomi sulle linee di passaggio. Come? Palla qua, vieni qua. Tu vieni su, vieni su. Stai qua con la palla. Sono qui in queste situazioni qua per impedire un passaggio rapido di là, oppure come mi posso mettere? Coprendo sempre la linea di penetrazione. Per evitare questo tipo di passaggio rapido. Ci siamo? Quindi anche nella situazione di fondamentale di uscita, che sarebbe una situazione di uno contro uno di recupero sulla palla, corro nel figurato, corro, vado, non ci passi, ma devo avere l'accortezza anche di chiudere sì la mia penetrazione, ma di ostacolare il passaggio diretto di là, e questa sera Federico ci va sul ci lavora qui sopra. Chiaro queste tipo di indicazioni? Non abbiamo visto le situazioni di torna indietro con la palla. Molto interessante, molto interessante.
Torna dietro, palla alla nana. Fatemelo dire a me. La palla è uscita forte, sì, qua. Lui ha riconosciuto che in questo spazio qua non c'era nessuno, giusto o no? Quindi è andato, lui ha recuperato e si è abbassato. Viceversa, se c'era un giocatore, cosa dovevamo fare? In base a quello che ho detto io. Tu vieni, forte, se c'è un taglio, para mim.
intensità è un'altra roba. Intenso non è uguale essere frenetico, eh? È chiaro che è difficile, non c'è stata una costruzione. Palla gialla! Palla nera, vai! Adesso poi succede che lui è arrivato qua e gli ho chiuso e usato.
siamo? Però non pensate di arrivare dappertutto, vado, corro, vado, consegno e mi muovo e mi abbasso. E cerco di avere devo avere la capacità di stare tra il giocatore e il mio compagno. C'è un grosso problema che dietro non comunica. Guarda me! Beh, vado là! No, 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 no.
ricordi l'esercizio, la palla andava in alto, è la stessa cosa, io vengo qui e qua, quindi fermo, quindi adesso la situazione è 1, 2, 3 seconda linea, 1, 2, 3 prima linea, è lo stesso esercizio 5 contro 4, non ricordo che 7 secondi se la là, ve lo ricordate quell'esercizio 5 contro 4, 7 secondi, qui è la stessa identica cosa, lui va, è lo stesso principio. Lui va, adesso io devo occupare lo spazio vantaggioso. Qual è lo spazio vantaggioso che si trova lì? Questo. E tu da questo momento qua, invece di ritornare a fare, cambiamo, quindi il giocatore di sopra automaticamente sta sulla seconda linea. È chiaro questo concetto? Sì, l'ho detto all'inizio. Però sei un po'. Non è un attimo, sei un po' troppo frenetico. Riproviamo al, no, no, al 40% a rifare questa cosa. Che vai! Aglio! Chiaro, chiaro! Torna indietro che voglio darvi un mini particolare. Capito, ma io porto. Spazio è grande. Per caso che non mi vedo. Ma chi è pericoloso? Lui che fa questo? Perché nel mezzo c'è un uomo pronto a chiudere la linea di penetrazione. Benissimo, tu sei qui. Stop, stop, stop.
torni indietro. Torni indietro, fate lo stesso lavoro. Fate lo stesso lavoro. La palla è andata lì. Tu sei qui, tu sei qui. Buono, buono, buono. Qual è il salto che ti trovo? Te lo qual è lo spazio? Se secondo te qual è lo spazio che mangia per questa lontana? Probabilmente posso avere tu hai chiesto solo un po' di quest'altro. Quindi a me non vuol dire. Quindi forse potrebbe essere questa, magari dire, a me potrebbe essere anche questa. Non è buono? Magari qual è il problema? Se lui ha avuto il problema, qual è il problema? Se non dobbiamo affrontare qua, se domani vedete che questo è il taglio, in realtà vuole fare, per rispetto a quello che è successo a te, tu sei qui, non parla di zona che non è andata in giro, questa è la zona che in realtà ci sono il tempo per occuparlo, benissimo, e allora ho un po' di maniera, benissimo, se c'è pressione sulla palla, se c'è pressione sulla palla, se non parliamo dell'area fritta, se c'è pressione sulla palla, questo passaggio qua, anche se non questo ovviamente qua, mentre la pallavolo non riesco ad arrivare. Ma se sono già qui, la palla là, e magari lui sta in movimento, e lui fa questo taglio, è un po' un problema. Qual è lo spazio maggioroso? Probabilmente quello. Se non c'è pressione sulla palla, non parliamo di niente, è un'altra storia. Ci siamo? Ancora l'ultima volta. Giallo in attacco. Bravo.